quindi il dono che è anche gioia. Il dono però adesso ci racconterà Bernardino Casadei, è un po' lungo. Sei stato nominato senior, che questa cosa sarà una stessa età. Vabbè. Però magari Bernardino ci aiuta a tenere insieme un po' tutte queste sollecitazioni che ci sono arrivate. Si è parlato molto di energia, di restituzione, di relazione. Il dono ha una potenza anche proprio sul tema dell'impatto. Ce lo racconti tu. Allora, io sin da quando ero bambino volevo cambiare il mondo. Questo è sano. Questo è sano, se no non è che fa il culo per niente. Sono però nato nel 67 e quindi ho vissuto il mito, da un lato il mito del 68 e dall'altro lato gli anni di piombo, quando ero bambino. E quindi ho sviluppato la consapevolezza che la rivoluzione necessariamente tradisce se stessa, che la strada per cambiare il mondo probabilmente non era quella che si era mostrata come la via politica e via dicendo. E quindi per una serie di passaggi sono finito nel mondo della filantropia, delle fondazioni, degli enti di erogazione. È un mondo che se la tira abbastanza, che pensa di essere lui che cambia il mondo, che pensa di cambiare il mondo, in realtà nel migliore delle ipotesi fa la figura della mosca cocchiera, a volte peggio. Oggettivamente il mito, l'idea che avevamo per lungo tempo, per cui noi come enti di erogazione avremmo finanziato e individuato le soluzioni e una volta provato che queste soluzioni funzionavano sarebbero state diffuse nel resto della comunità e quindi creato questo cambiamento, è una boiata totale, ha fallito totalmente. Sono uno o due casi, tendenzialmente ha fallito. Detto ciò, io volevo comunque cambiare il mondo e quindi dovevo iniziare a capire cosa fare. Un mondo in cui il problema non è la modernizzazione. Io ho vissuto parecchio all'estero, nei cosiddetti paesi normali. A me non piace vivere in un paese normale, io voglio vivere in un paese eccezionale. E penso che l'Italia possa essere. Ebbene, io vedevo che non è il problema della modernizzazione, è il problema di andare oltre la modernità, perché la modernità è in crisi. Se devo andare oltre la modernità, ho bisogno innanzitutto di una fonte di energia. Di una fonte di energia che la modernità ha trascurato, perché sennò l'avrebbe già utilizzata. Se io devo andare oltre, devo trovare una leva che non sia già nei fattori che hanno creato il problema, perché sennò il problema non supera. E quindi la prima esigenza è trovare questa fonte di energia, perché senza energia non si va molto. La seconda esigenza è trovare qualcosa che effettivamente sia, Gramsci avrebbe detto, un punto più alto, cioè qualcosa che è irraggiungibile dal pensiero col quale si voglia confrontarsi. Qualcosa che quindi non possa essere fagocitato, inglobato dalla razionalità formale, dal pensiero strumentale. Il pensiero moderno è questo. È un pensiero che finisce nel nichilismo, ormai è evidente, ma è, e con le conseguenze che viviamo in termini appunto di assenza di senso, e quindi bisogna trovare qualcosa che non possa essere fagocitato dalla razionalità formale, che è un pensiero potentissimo, che mangia tutto, onnivoro. Terza esigenza doveva essere qualcosa che fosse in grado di dare una risposta a quello che è il bisogno più evidente del mondo in cui viviamo. E il bisogno, il problema più forte del mondo in cui viviamo è la disgregazione, l'atomizzazione, l'isolamento che porta a un senso di impotenza e quindi a un senso di frustrazione, a un senso di alienazione. Quindi dovevo trovare qualcosa che avesse queste tre caratteristiche, senza le quali me la potevo raccontare ma andavo molto in là. E questa qualcosa l'ho trovata nel dono.
Il dono è un'energia enorme, un'energia che però la modernità ha trascurato. L'ha considerato un residuo arcaico destinato a scomparire per sostituirlo attraverso le più moderne tecniche di ingegneria sociale. Per secoli il dono è stato assolutamente abbandonato. Quindi è una miniera lì non toccata. Il dono, per definizione, non è comprensibile all'interno della razionalità formale. Perché il dono è atto libero, atto che va al di là della strumentalizzazione, perché se è strumentale non è più dono, magari è regalo, ma non è dono. E il dono, poi, evidentemente, è lo strumento, è la modalità che l'umanità, sin dalla preistoria, ha sempre utilizzato per creare e coltivare le relazioni. Qual è la modalità attraverso cui le persone creano relazioni? È il dono. E se il problema è questa società disgregata e che ha bisogno di relazioni, è chiaro che il dono diventa uno strumento fantastico. Ecco, ho trovato la mia bomba atomica, però non basta. Occorre trovare un soggetto storico che, per ragioni soggettive e oggettive, questa energia è disponibile a portarla avanti. Un proletariato che, liberando se stesso, libererebbe tutta l'umanità, senza il quale questa energia fantastica rimane lì, inutilizzata, come lo è oggi, o utilizzata molto marginalmente. Ebbene, questo soggetto evidentemente è il privato sociale, che ha una ragione soggettiva evidente per cercare di mobilitare donazioni, perché gli servono soldi per campare. Il modello che è durato negli ultimi 20 anni, per cui il compito del privato sociale era quello di erogare servizi per conto terzi pagati dalla pubblica amministrazione, non regge più. Non regge più fisicamente, non ci sono più soldi, non sta in piedi. E quindi, chiaramente, questo settore ha bisogno di mobilitare altre entrate, e chiaramente il dono le porta. Ma al di là di questa esigenza soggettiva, c'è un'esigenza un po' più profonda. Luciano prima ha parlato di identità. È chiaro che un settore che si definisce negativo, in termini negativi, non governativo, non profit, ha un problema di identità. Ma anche che si dice terzo, a me fa tanto venire in mente il terzo mondo, il mondo degli sfigati, non è questo che voglio essere. Allora bisogna trovare qualcosa che unisce un mondo così diverso, dalle fondazioni alle associazioni, dalle cooperative che sono commerciali, al volontariato che non può fare attività commerciale, da chi si occupa dell'ambiente a chi si occupa della cultura, a chi si occupa dell'assistenza, tutto questo. Cos'è che unisce questo mondo e cosa distingue questo mondo dagli altri mondi, se non il dono? Tutti questi enti, almeno potenzialmente, possono mobilitare donazioni. Le imprese profit tendenzialmente no, e lo Stato neppure. È questo che crea la nostra identità. E senza identità si fa la figura dei vasi di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Quando si va a parlare con gli altri settori si arriva di cappello in mano. Ma non è questo. Noi dobbiamo avere coscienza della nostra forza, della nostra identità. Perché? Ed è questo il terzo elemento. Perché proprio questo settore è in grado di dare una risposta a quel bisogno fondamentale di cui sia le istituzioni democratiche che le istituzioni di libero mercato hanno un disperato bisogno, e cioè la fiducia, e cioè il capitale sociale, senza il quale non funziona il resto, e che questi settori ne hanno bisogno ma non sono in grado di generarlo. Il dono sì, il privato sociale sì. Del resto, che il dono possa essere vissuto come l'elemento qualificante del settore, lo vediamo andando un po', mettendo un po' il naso a casa nostra. In Inghilterra il settore è chiamato settore charitable sector, settore caritatevole. Loro hanno avuto la riforma protestante, quindi se lo possono permettere. Da noi saremmo trattati come bigotti e reazionari, però il concetto è lo stesso. Il dono diventa l'elemento qualificante di questo settore. Quindi ho una fonte di energia, ho un soggetto storico che lo può portare avanti, ma non basta. Ci vuole l'avanguardia del proletariato. Ci vuole un soggetto in grado di rendere consapevole questo mondo della enorme potenzialità, dell'enorme ruolo sociale che può avere. Quindi qualcuno che acquisisce questa coscienza e che è in grado di fare in modo che questo settore e le organizzazioni l'acquisiscano.
perché senza questa consapevolezza il proletariato nel migliore dei casi può fare rivendicazioni sindacali, non può andare oltre, ma io voglio la rivoluzione, voglio andare oltre, e quindi ho bisogno che ci sia questa coscienza, si crei. E allora ecco che qui anch'io, ente d'erogazione con poche risorse che me la tiro, posso invece avere un ruolo fondamentale, posso invece creare le condizioni perché si crei questa avanguardia del proletariato, perché questi soggetti effettivamente abbiano un impatto sulle loro organizzazioni, perché questa cultura si diffonda e perché avvenga quel processo rivoluzionario che forse, proprio perché si fonda su una visione non più riduttiva della persona umana, ma completa, forse, non necessariamente per dire a se stessa. Ed è questa coscienza che mi dà la gioia di avere il sentimento di contribuire a dar vita, o anche solo di illudermi, di portare avanti quelli che sono i miei ideali, quelli che sono i miei sogni e soprattutto quella che è la mia dignità. Grazie.